Ci frugano nelle email con la scusa dell'ISIS, scrive Fatto Quotidiano. Il decreto antiterrorismo di Alfano giunto alla Camera consente all'intelligence e alle forze dell'ordine di introdursi in telefonini, tablet, computer senza alcun controllo per qualunque reato. I PM da Roberti a Pignatone, norme mal scritte, la Procura Nazionale è disarmata. Il generale Rapetto, esperto di Internet, scrive hanno proclamato la legge marziale senza avvertirci. Renzi più furbo di James Bond, scrive il manifesto. L'Italia è il primo paese europeo a legalizzare Trojan e programmi di spionaggio indiscriminati su qualsiasi computer e telefonino, senza limiti di tempo o ipotesi di reato, e così anche la privacy è rottamata. Negli uffici del Viminale è stata scritta questa norma, diciamo, che dicevamo, molto, su cui c'è molta polemica, ha aggiunto, c'è una citazione, all'articolo 266 bis, comma 1 del codice di procedura penale che consente le intercettazioni informatiche, è stato aggiunto a questo articolo, sono state aggiunte le seguenti parole: anche attraverso l'impiego di strumenti o di programmi informatici per l'acquisizione da remoto delle comunicazioni e dei dati presenti in un sistema informatico. In pratica, lo Stato potrà, attraverso dei Trojan, cioè dei software denominati captatori occulti, inserirsi in un computer, in un tablet, in uno smartphone e acquisire senza alcun controllo tutti i dati contenuti in quel dispositivo. Attenzione, non sarà legittimato a farlo solo nelle indagini per terrorismo, ma anche per tutte le ipotesi di reato commesse mediante l'impiego di tecnologie informatiche o telematiche. Qualunque cosa, perché noi possiamo fare una truffa o compiere qualunque altro gesto. Nell'intervista che rilascia Rapetto oggi al Fatto Quotidiano, il titolo è indicativo: hanno istituito la legge marziale. Sì, beh, hanno cercato di sintetizzare quello che ho detto. Effettivamente noi stiamo vivendo... Ma è una cosa di sicurezza per i cittadini o è il massimo, allora, dell'invasività? Noi abbiamo una bilancia su cui da una parte mettiamo la nostra riservatezza, dall'altra la sicurezza collettiva. Ed è ovvio che noi dobbiamo rinunciare, almeno in parte, a quelle che sono le nostre prerogative di sfera personale e quindi di tutela dei nostri piccoli segreti. Diverso è però il fatto di andare ad incidere senza che ci sia nessun genere di contraddittorio. Nel momento in cui noi diamo luogo ad una perquisizione o ad altre operazioni di polizia giudiziaria, sappiamo che la controparte può avvalersi di strumenti di difesa, può far valere i propri diritti. Soprattutto sono ormai codificate determinate attività. L'espressione generica, uno spyware può essere facilmente impiegato, è autorizzato l'impiego di prodotti di carattere informatici, quindi di istruzioni che si vanno ad insinuare nel computer altrui e che consentono l'acquisizione di dati, lascia quantomeno perplessi. Ho fatto l'investigatore nel settore specifico per una ventina d'anni, quindi conosco il problema. Qual è la vera prospettiva? Che qualcuno possa contestare che quanto è stato acquisito sia stato estrapolato da un contesto ben più ampio di una conversazione telefonica dove si va a scegliere una singola frase. Siamo preoccupati di mettere un bavaglio alle intercettazioni e poi dall'altra parte, nei confronti del cittadino qualunque, del quisque del popolo, il potere indiscriminato. Questa sua considerazione viene con, insomma, malcelata ironia evidenziata da Paola Zanca sul Fatto Quotidiano, che dice, a proposito di questo provvedimento, forse Alfano, non esattamente un fanatico delle intercettazioni, non si è ancora reso conto che in confronto a quello che ha scritto le telefonate registrate sono un capriccio da guaglia. Bisogna anche considerare che, come dire, se io fossi un malavitoso, un truffatore, un politico corrotto, tutto userei meno il telefono. Devo fare una domanda, prego. Però Rapetto, ovviamente tutto questo con autorizzazione del magistrato, no? Di questo stiamo parlando. Se ci rifacciamo alle intercettazioni, ovvio che sì. Dico anche questo provvedimento, diciamo, di... Si riallaccia alle intercettazioni, conseguentemente c'è autorizzazione del magistrato. Il problema è l'aspetto metodologico. Sarebbe carino che venisse spiegato come verranno esercitati, almeno per... in linea di massima, queste attività, per evitare che qualcuno un domani alzi il dito dicendo quelle cose che voi dite di aver trovato sul mio computer non c'erano e le avete messe voi. Allora, dato che questa è una preoccupazione che mi ha accompagnato tutta la vita quando dovevo attribuire un valore probante agli elementi che andavo a reperire, ed era premura mia e dei ragazzi che lavoravano con me di andare a stigmatizzare ogni singola fase, ma c'era comunque un contraddittorio, si pretendeva l'intervento di un tecnico in maniera tale che la parte fosse comunque garantita, anche se il mio atteggiamento era sicuramente poco pacioso.